Oggi è il Dante Dì, la giornata nazionale in onore di Dante Alighieri ed è un anno molto importante perché ricorre il 700° anniversario della morte del sommo poeta. È dunque l'occasione perfetta per parlare di scienza nella Divina Commedia. Viaggio attraverso i tre regni ultraterreni, infatti, pone anche delle domande scientifiche. Ad esempio, com'è possibile che i peccatori, oramai morti, possano soffrire la fame? Se non posseggono più il corpo, infatti, non dovrebbero sentire i bisogni terreni. È un dubbio lecito che viene a Dante tra il sesto e il settimo girone del Purgatorio. Dunque tra quello dei golosi e dei lussuriosi. Se ne accorge il sagace Virgilio, che prima esorta il suo protetto, scocca l'arco del dir, e poi fa rispondere Stazio, poeta tolosano, che in quel frangente li sta seguendo. Siamo nel 25° canto del Purgatorio e la risposta di Stazio è una vera e propria lezione di embriologia medievale. L'embrione si formava come un coagulo nel sangue e attraverso il cuore riceveva prima un'anima vegetativa che gli permetteva di svilupparsi e poi un'anima sensitiva che gli permetteva di percepire, di sentire il mondo. Mentre per ottenere la terza anima, quella più importante, che di fatto cambiava la natura dell'embrione e lo rendeva essere umano, cioè l'anima razionale, ci voleva un'intercessione diretta del creatore ed era l'anima razionale che, staccata dal corpo, permaneva dopo la morte e permetteva dunque all'anima dei dannati di percepire ancora la fame. Questo passaggio molto interessante ci spiega in modo poetico l'importanza che avevano dottrine come quella embriologica anche nel Medioevo per capire non soltanto il funzionamento del mondo, ma anche il suo significato e la sua dimensione ultraterrena. Ma non è solo questo l'aspetto scientifico all'interno della Divina Commedia. Noi oggi sappiamo, infatti, che Dante era iscritto alla celebre corporazione dei Medici e degli Speziali di Firenze, che fu amico ed ebbe modo di seguire le lezioni di Taddeo Alderotti, medico luminare bolognese, e del suo allievo Mondino De Luzzi, anatomista e lettore pubblico, al quale si deve la reintroduzione delle dissezioni sul corpo umano. E così nella commedia troviamo precisi riferimenti medici. Nel 24° canto dell'Inferno c'è una descrizione molto precisa di un attacco di epilessia e ancora nel 30° canto troviamo i precisi sintomi della malaria conosciuti all'epoca e anche i suoi miasmi. Oltre alla medicina, compaiono nell'opera di Dante anche le esplorazioni geografiche dell'epoca. Nel celebre 26° canto dell'Inferno dedicato ad Ulisse, la famosa montagna, alta tanto quanto veduta non aveva alcuna, potrebbe essere una prima descrizione del picco de Teide sull'isola di Tenerife, che fu oggetto delle prime esplorazioni medievali volte alla riscoperta degli arcipelaghi atlantici. Canarie, Madeira e Azzorre. Il tema era all'epoca centrale non soltanto per ragioni economiche e nemmeno per verificare che la Terra fosse piatta, cosa a cui in pochi credevano anche nel Medioevo, quanto piuttosto per smontare due miti che erano al centro di accesi dibattiti, quello della zona torrida e della inabitabilità degli antipodi. Dante, nella Divina Commedia, ci ricorda ancora una volta che scienza e poesia sono espressioni diverse della stessa essenza, che sono necessarie una all'altra, che si rafforzano a vicenda. E ancora, la Divina Commedia ci restituisce un'idea molto più vicina alla realtà di Medioevo e dunque distante da quello stereotipo di epoca oscura e selvaggia che abbiamo. Un'epoca che vide la nascita delle università, i primi esperimenti democratici e che favorì audaci esplorazioni, la culla di un sapere che ha permesso il sorgere del Rinascimento e della rivoluzione scientifica.